Come si sta preparando la città di Agropoli per accogliere il Natale, quindi il periodo natalizio? Ovviamente sappiamo che ci sono tante restrizioni e non abbiamo ancora, insomma, un futuro chiaro, però, insomma, da diverse delibere sull'Albo Pretorio notiamo che la città di Agropoli comincia già a lavorare per dare, insomma, un aspetto natalizio alla città. Ma per la verità, cara Raffaella, diciamo, l'anno gli scorsi anni di questi periodi avevamo già completato il programma natalizio, quindi è chiaro che quest'anno abbiamo deciso di fare soltanto l'essenziale. Ecco, posso già annunciarvi che nelle prossime ore, nei prossimi giorni, completeremo un programma assolutamente, naturalmente scarno, nostro malgrado, che deve in qualche modo essere attento alle esigenze di questo periodo particolare. E quindi innanzitutto vi dirò, per quel che riguarda, tanti mi hanno chiesto sulla questione luminarie, in particolare luci di Natale, cosa abbiamo deciso? Noi abbiamo deciso, insomma, di non rinunciare alle luci di Natale, ma di non organizzarci come abbiamo fatto in passato. Non saranno tutte quante le strade come abbiamo fatto, allestite al meglio delle nostre possibilità, perché abbiamo deciso in questo campo di risparmiare, ma cercheremo di sorprendervi diversamente. Abbiamo fatto una scelta diversa che, diciamo, ve l'annunceremo, in cui certamente l'aspetto natalizio sarà come quantità ridotta, ma abbiamo cercato di fare una cosa più piccola, di maggiore qualità, che in qualche modo possa piacervi di più. Ecco, quindi perché e non era giusto spendere tanti soldi, ma non era neanche giusto non fare niente. Noi vogliamo comunque cercare di lanciare un messaggio legato a Natale, e certamente le luci vanno in questa direzione, un messaggio di speranza, un messaggio che vuole spingere i cittadini a non mollare comunque, cercare di vivere bene il momento dello stare insieme per eccellenza, che è quello del ritrovo, insomma, intorno al camino, nel periodo natalizio. Quindi abbiamo cercato di fare una cosa, diciamo, equilibrata, diversa rispetto al passato, quindi in qualche modo a darvi una cosa nuova, che, diciamo, con spesa assolutamente più ridotta, ma io credo che vi piacerà. Insomma, ora non voglio andare oltre, però in qualche modo spero di fare una cosa a voi gradita. Detto questo, naturalmente noi ci stiamo organizzando proprio in quel periodo per stare vicino alle famiglie più bisognose, stiamo lavorando naturalmente come abbiamo fatto in passato per arrivare nel periodo natalizio pronti per il bonus spesa, per quel che riguarda dei pacchi alimentari che possono dare proprio alle famiglie che hanno più necessità la possibilità di fare anche loro naturalmente il cenone di Natale. Stiamo lavorando con questi due obiettivi, cioè cercare di mantenere forte ancora la speranza nel futuro, ma dare anche materialmente un aiuto alle famiglie, insomma, in difficoltà. Quindi questo, come dire, per quel che riguarda il grosso dell'investimento, quindi sarà più spostato sull'aspetto sociale. Ciononostante, stiamo preparando, per quel che riguarda il nostro castello, se ce ne sarà la condizione, la possibilità comunque di fare una mostra di presepi nel castello stesso, e in qualche modo metteremo anche lì il nostro Babbo Natale, se qualora sia possibile. Naturalmente non stiamo parlando della casa di Babbo Natale come gli altri anni, che naturalmente comprenderete quando è possibile, ma stiamo cercando di fare qualcosa un po' più in piccolo, qualcosa che con le prenotazioni, evitando affollamenti, riusciamo a dare qualche piccolo segnale anche nel nostro castello, per mantenere anche lì una tradizione di appuntamenti che andavano così bene lo scorso anno. Quindi cerchiamo comunque ecco, di fare delle cose molto più piccole, più ridimensionate, che non creano assolutamente rischi per nessuno, ma che in qualche modo cercano di mantenere, ecco, quell'aria natalizia che, insomma, riscalda così tanto i nostri cuori.